sono curioso di come si approccerà con noi, perché non l'abbiamo mai visto, l'abbiamo sempre visto con gli adulti, quindi vederlo con gli adolescenti sarà una nuova esperienza sicuramente. Noi abbiamo apprezzato tantissimo il fatto che sia venuto fino a qui per comunque interagire con noi studenti e rapportarsi a un ambiente diverso. Io all'inizio non l'avevo conosciuto, però esatto, non ci credevo perché appunto è molto popolare e quindi non pensavo che venisse anche a Macerata. Tutta la scuola volevano venire tutti, però hanno scelto solo i quinti. Questo incontro penso sia una cosa molto, molto interessante, infatti. Ma ve lo aspettavate quando la scuola ve l'ha detto? No, per niente. Non siate provinciali, ma cittadini del mondo, abbiate fame di sapere, rompete le scatole ai vostri professori e chiedete sempre, non vi accontentate. Parla a cuore aperto e liberamente Jean Yaman, l'attore e modello di origine turca, di fronte ai ragazzi dell'ultimo anno dell'Ite Gentili di Macerata, nel suo tour che lo sta portando in giro per tutta Italia per parlare del progetto Jean Yaman Break the Wall Tour, organizzato dall'associazione Jean Yaman for Children, che si rivolge ai giovani e agli adolescenti. Io ho fatto un liceo italiano, un liceo straniero, poi è una scuola privata, quindi bisognava pagare, però è la coincidenza, il destino, che quando avevo 14 anni il lavoro di mio padre è andato a peggiorare e quindi non riuscivamo a pagare. E questo mi ha dato molto determinazione, ambizione, quindi ogni anno vincevo una specie di borsa di studio, quindi lo studiavo gratis e non volevo deludere mia madre, perché mia madre ci teneva tantissimo, ci teneva il fatto affinché io impari una lingua straniera, e il mio sogno era diventare un cittadino del mondo, quindi quel liceo italiano mi ha dato questa occasione di amplificare la mia visione del mondo. Mentre fuori dalla biblioteca la folla attende per un selfie e una foto, la star internazionale dà il meglio di sé con i ragazzi, rispondendo alle loro domande e parlando a ruota libera di tutto. Obiettivo del tour è abbattere il muro del silenzio e della solitudine, dietro il quale i giovani spesso si nascondono per fuggire al loro disagio, come ci ha detto il professor Francesco Pisani, primario di neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I di Roma. Un tour importante e si lancia un messaggio importante. Viviamo un momento particolare dove il disagio dei nostri adolescenti si è improvvisamente incrementato. C'è bisogno di messaggi positivi, c'è bisogno di messaggi educativi importanti per ridurre l'ansia di questi ragazzi che vivono un momento particolare della loro vita, in un momento particolare della nostra società.